Il 21 giugno ci sarà un incontro tra tre forme di arte diverse: la musica, la poesia e l'arte figurativa, il disegno. È come un triangolo d'amore che abbiamo voluto portare in scena per presentare un libro di poesie, ma per presentare anche dei disegni, per presentare dei cuori. I nostri cuori. Credo che ci saranno scintille durante quella serata. Io sarò presente con la mia musica e con Nicola Magnello al pianoforte e avrò un ospite d'eccezione che è Akiko Kosato, un mezzo soprano giapponese straordinario. Con lei infatti presenterò il nuovo singolo che uscirà in Francia, ma lo presenteremo anche in Italia, che si intitola Libero. E poi ci sarà Gioe Colosimo e insieme presenteremo Elena Diomede, che sarà, diciamo, la protagonista vera della serata, perché presenterà il suo libro attraverso appunto le nostre storie musicali e figurative. La canzone che uscirà si chiama Libero ed è la versione bilingue, in francese e giapponese, di un mio brano già uscito nell'ultimo album che si intitolava Libero anche in italiano, che avevo eseguito con Milva, con la grande Milva. È il preludio ad un progetto per la Francia che sto realizzando in questo periodo e che dovrebbe poi uscire, diciamo, in forma più articolata, quindi con un album. Spero entro la fine dell'anno. Libero è una storia molto particolare perché è un addio, siamo due persone che dicono addio a qualcuno e questo qualcuno non siamo noi stessi, non sono io che dico addio a lei e lei che dice addio a me. Il finale è a sorpresa perché entrambi diciamo addio alla stessa persona.